buongiorno e bentornati qui su Canale Italia con Mattino Italia. Oggi parliamo del reality trash, la TV ha fatto trash, infatti sembra proprio che date le ultime, come dire, le ultime candidature ad alcuni reality, insomma ci sia la necessità di parlare davvero di questo fenomeno. Ad esempio abbiamo la candidatura di Graziano Mesina, l'ex bandito sardo, il quale sembrerebbe appunto essere candidato per l'Isola dei Famosi, e questo ha creato molto scalpore, soprattutto perché ci sono alcune affermazioni interessanti, tipo quella di Cossiga, il quale afferma che Mesina ha pagato il suo debito e quindi perché no, se vanno alcune sgallettate in TV perché lui non può andare, questa è l'affermazione di Cossiga, mentre nel PDL si levano anche delle voci di condanna. Simonetta Licastro Scardino afferma che è assolutamente immorale pensare di utilizzare soldi pubblici per ingaggiare un criminale che si è macchiato di reati ripugnanti come il sequestro di persona, e direi che effettivamente c'è da riflettere sulla questione. Noi ne vogliamo parlare insieme a Milo Coretti del Grande Fratello 7, bentornato. Grazie a voi, buongiorno. A Maria Grazia Maniscalco dell'Isola dei Famosi, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno anche a Pietro Zocconali, presidente ANS, Associazione Nazionale Sociologi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora io inizierei subito da lei, dottor Zocconali. Vogliamo commentare questa notizia, se realmente può essere normale superare qualsiasi limite anche di moralità, quindi dare questo esempio, ecco, si diventa famosi anche essendo banditi e sequestrando le persone, si viene premiati con un bel reality e con tanti soldi. Sì, ma questo è vero, oramai basta che se ne parli, è la cosa più importante. Allora, evidentemente questo programma non ha gli indici di ascolto sperati e di conseguenza si corre ai ripari. In qualche modo bisogna trovare una notizia sensazionale, delle persone che facciano parlare. E qual è meglio di un ex ergastolano? C'è un limite però al poter far parlare di un programma. L'importante è parlarne. Noi adesso stiamo parlando di questa cosa perché siamo stati colpiti da questa notizia e di conseguenza perché loro... speriamo di far riflettere, ma, di bloccare. Ma loro hanno fatto scena. Quindi sarà una provocazione. In ogni caso, o Graziano Mesina farà parte del cast o non farà parte del cast, ne abbiamo parlato. Esatto. Abbiamo parlato di questa trasmissione, sì. E loro hanno raggiunto il loro scopo. Certo, questo lo capisco, ma onestamente come si possa permettere che questo avvenga e soprattutto che poi si arrivi fino in fondo, insomma, perché io non mi sorprenderei se davvero questa persona oggigiorno riuscisse ad andare ad un reality, ma è scandaloso che in una qualsiasi TV possa avvenire questo, ma a maggior ragione nella TV di Stato, ne parlavamo prima fuori onda appunto con Milo, sembra davvero incredibile. Tu Milo cosa ne pensi? Come mossa la vedevo più una mossa Mediaset, che essendo una televisione privata, ma che ha uno scopo commerciale. Ormai è tutta la stessa cosa, quindi Milo, diciamoci la verità. Sì, però comunque in Rai si cerca ancora di avere una parvenza di una rete pulita, solo la parvenza, perché poi giustamente per il resto siamo arrivati anche in Rai ad avere gli stessi problemi che ci sono in Meredith. Però io mi auguro che sia quello che ha detto Cossiga, che ha detto poco fa te, che quello che dice la Rai di proporre Mesina come prossimo candidato all'Isola sia giustamente una provocazione per far parlare il programma, perché altrimenti io ne so, prendiamo pure Bin Laden, tanto sono 4 anni che lo cerco, 5 anni. No, no, tu proponevi prima Totò Riina, scusa, perché lui no? Beh, cioè, secondo me è assurdo dire che essere stato riabilitato dalla giustizia perché hai scontato questa pena, allora ti sia dovuto qualche riconoscimento, ma la possibilità di far parte di un mondo normale dove le persone non hanno mai fatto un atto del genere. Quindi secondo me aver scontato la pena non vuol dire riabilitarsi con la popolazione. Tu sei riabilitato a livello legale, ma non credo che tu possa comunque essere paragonato tra a una persona normale. Tra l'altro, Milo, voglio ricordare anche una cosa, per chi non lo sapesse a casa. No, questo non lo so, ho cercato ma non ho trovato nulla. No, no, al di là di questo, che in realtà, poi c'è da dire che lui non ha scontato tutto quello che doveva scontare Mesina, perché è stato graziato, quindi tra parentesi, se proprio volessimo dirla tutta, in realtà, cioè, questa persona ha fatto probabilmente molto più male di quello che poi ha scontato realmente nella galera. Invece volevo sapere che cosa ne pensava anche Maria Grazia Maniscalco. Beh, io non voglio dire né di essere d'accordo o meno, cioè comunque noi parliamo di una persona,
Cioè, lui è una persona, neanche tu puoi dire una persona normale, perché a parte che comunque la normalità, cioè, cos'è la normalità? Non è che noi possiamo dire quale persona sia normale. La normalità o meno. C'è un sì, valore che si possa. A tutto c'è un limite. A tutto c'è un limite, però mi pare che. Però mi pare che in TV si sia visto anche troppo. Per cui c'è, cioè, già il limite, per me, secondo me, è già stato superato. E quindi lo continuiamo a superare ancora ma di più. Ma c'è sempre possibilità ma di io, si nota che ce lo cioè, penso, purtroppo è così. Cioè, ormai si è andati su questa strada. Al di là del fatto che qua si facciano tante cose brutte, che ogni giorno vengano uccise persone che non dovrebbero assolutamente meritare certe fini, insomma, vorrei riuscire a capire anche con te se realmente tu personalmente pensi che sia giusto dare un esempio del genere. Cioè, a noi ci interessa anche il tuo parere, visto che tu sei una persona che comunque ha partecipato all'Isola dei Famosi, sì, come non famosa, mm-hmm, e ha partecipato lì, quindi venendo da un background differente. Vorrei sapere da persona che comunque è anche e soprattutto una telespettatrice che cosa pensa di una cosa del genere. Cioè, io non penso è tutto lecito che comunque, nella vita. Lo so, non è tutto lecito, però ci sono anche delle possibilità. Voglio dire, questa, cioè, lui è una persona che ha avuto un passato, ha fatto quello che ha fatto, però è anche giusto che, cioè, non dico allora, che forse tante persone non sanno chi è questa persona. Arrestato e condannato a 16 anni per tentativo di omicidio, grazie a Neddu imboccò la via che attraverso clamorose evasioni da un treno, da carceri e caserme e i primi sequestri di persona ne fecero la primula rossa del bandidismo sardo. Nel 1973, mentre sta scontando il cumulo delle pene inflittegli per i sequestri, le evasioni, provò a scappare prima da Volterra e poi da Regina Celi, ci riuscì nel 1976 quando evase dal carcere di Lecce, ma nel 1992 venne di nuovo catturato dalle luci della ribalta quando tornò in Sardegna per occuparsi del sequestro del piccolo Farouk Kassam, una vicenda segnata dalle polemiche sulla liberazione del bambino e sul ruolo che avrebbe avuto proprio Messina. La lunga storia dei conti di Messina con la giustizia si chiude definitivamente il 24 novembre del 2004 con la grazia concessagli dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Cioè, questa persona ha rovinato la vita veramente a tante persone. No, per carità. Fatto. No, bravo, assolutamente, ragazzo. È una bravissima persona. Quindi questa persona deve essere premiata. Posso portarti un piccolo esempio di una cosa che è successa a me nel secondo reality che ho fatto. Io ero con Corona e con altre persone, no? Fabrizio lo conosciamo tutti, conosciamo quello che ha fatto, i suoi trascorsi, quello di cui è accusato, poi se verrà giudicato o no, questo è un problema della legge. I più non sanno tutto quello però, che ha fatto. Però mi ricordo benissimo che le persone che facevano reality con me dissero una cosa che mi è rimasta in mente: io non lo giudico per quello che ha fatto, ma lo giudico per quello che vedo, è una bravissima persona. Certo, non certo. Vorrei che portando Messina sull'isola uno dice: guarda, io l'ho conosciuto qua, è tanto bravo, è tanto buono, io ho fame, mi ha dato il riso suo. Quindi oltretutto rischieremmo anche di far passare una cosa del genere dove qualcuno preso dalla fame o dall'angoscia che sta sull'isola potrebbe esclamare, cioè, ma però è una brava persona, io l'ho conosciuta adesso. È soltanto uno che taglia orecchie, insomma, non è una cosa poi grave, quindi voglio dire... È un'assurdità, cioè... è una provocazione, io non ci guardo, rinvitatemi quando inizia l'isola, io faccio una scommessa, non è possibile. non ci vogliamo credere. Sennò vado quindi... a nuoto pure io. Perché... Ecco, Maria Grazia Maniscalco, io volevo sapere, sì, al di là di tutto, insomma, ci stiamo anche ridendo qui, però nella realtà è normale dare... un esempio del genere alle persone, quindi dire queste persone vanno in qualche modo, la seconda opportunità non è quella di essere reinseriti nella società, che mi sembra già un regalone, ma è quella addirittura di essere premiati in quanto si è diventati famosi per banditismo, perché è l'unico, sì, motivo, vabbè, per cui questa persona sta andando adesso sull'isola, perché altrimenti non sarebbe mai stato né conosciuto né considerato da nessuno. Allora, sì, è giusto premiare l'atto, perché poi questa persona, beh, viene, no, premiata, cioè, per questo. Su questo no. Però comunque... la correlazione, altrimenti Messina non andrebbe mai all'Isola dei Famosi. Cioè, quello che voglio dire, Messina, sì, in quanto persona sarda, non sarebbe mai, non sarebbe mai stato sull'isola, in invece... quanto bandito, sì, che ha sequestrato persone, ha tentato di uccidere altre persone, eccetera, quello sì. Sì, andiamo oltre i limiti dell'immaginazione, però... Non sarebbe il primo. Non sarebbe il primo, tra parentesi. No.